Ciao a tutti, io sono Mary e oggi vi spiegherò cosa bisogna fare per trasferirsi in Islanda. Questo video mi è stato richiesto tantissimo da tantissima gente ed è per questo che ho deciso di cominciare questa mini serie di video per spiegarvi un po' cosa serve fare, eccetera eccetera, per prepararsi alla partenza e al trasferimento. Ho ricevuto e continuo a ricevere un gazillione di email, di domande, di messaggi, di commenti, tutti che mi chiedono la stessa identica cosa. Ho le stesse identiche cose, come ci si trasferisce, come si trova lavoro, come si trova casa, mi aiuti a cercare lavoro, mi aiuti a cercare casa, e mettetevi nei miei panni, non posso assolutamente rispondere a 20.000 persone che mi fanno la stessa domanda. Tra l'altro io non posso cercarvi casa o lavoro, cioè al massimo lo cerco per me, non prendetela male, però è già abbastanza difficile farlo per me e non posso farlo per altre 10.000 persone. Di conseguenza, se vi interessa l'argomento, potete guardare questo video e trovare tutte le informazioni che vi servono. Allora, per trasferirsi ci sono in regola dei piccoli passi da seguire che poi in qualche maniera hanno tra loro dei punti comuni. Ora cominceremo pian piano veramente dall'inizio. Allora, partiamo con i documenti. Se siete cittadini dell'Unione Europea non avete bisogno di alcun visto, alcun permesso, nulla. Vi serve la carta d'identità, se ce l'avete al massimo il passaporto, che è meglio perché alle volte la carta d'identità non sanno cosa sia, quindi stanno lì a guardare, mentre il passaporto è una cosa veramente che non si può sbagliare, quindi è meglio se avete il passaporto. Però in linea di massima vi basta quello per venire, cercare casa, cercare lavoro, quant'altro, studiare. Continua a fare temporali, ma vabbè, sono in Italia dopo tutto. La tessera sanitaria invece non mi serve a nulla, e qua sfato un mito perché ci sono sempre mille discussioni su gente che dice che la tessera sanitaria vi salva la vita. Non è vero, nel senso, ve la salva, ma ve la salva se avete un'emergenza, stra-emergenza, se state per morire, altrimenti non vi serve a nulla. Per avere l'assicurazione sanitaria in Islanda è un pochino complicato, ci vuole del tempo, ve lo spiegherò più avanti. Vi basti sapere che non vi basta la tessera sanitaria, però per ora passaporto, carta d'identità e tessera sanitaria. Per quanto riguarda la lingua, tutti mi chiedete: mi basta l'inglese, mi basta l'italiano, mi basta l'islandese. Allora, l'italiano no. Se non sapete nemmeno una parola di inglese, non vi aspettate di andare lì e riuscire a comunicare con nessuno. Perché immaginatevi, non lo so, se da voi in Italia venisse un islandese a chiedervi il lavoro in islandese, non capireste una parola. La stessa cosa vale lì. Se non sapete l'inglese non potete comunicare, e non ci sono italiani crocerossini, compaesani disposti ad assecondarvi, ad aiutarvi. L'Islanda è un posto piccolo, ci sono pochissime persone, ci sono pochissimi italiani, quindi dovete parlare inglese. Non importa quanto siete bravi a fare le pizze, no. O sapete l'inglese o state bene a casa, perché è uno spreco di fatica, di soldi e di tempo. Molti mi chiedono: devo imparare l'islandese? Sì e no, nel senso, se volete fare, non lo so, un periodo di 6 mesi, di 3 mesi, non è necessario. Certamente vi facilita la vita, perché tutti i giorni al supermercato, i segnali stradali, qualsiasi cosa, è meglio che voi li capiate. Però se non li sapete, per breve tempo va bene. Per il lungo tempo sì, è meglio che voi lo impariate o che cominciate a impararlo prima di partire. Almeno le basi, ci sono i miei video, i miei corsi di islandese base, potete usare quelli. Per il lavoro, sicuramente con l'inglese troverete lavori nell'hospitality, nel turismo, non so, cameriere, lavapiatti, receptionist hotel, ancora, commessa, ma non vi aspettate di trovare il lavorone, perché se non sapete l'islandese non lo troverete mai. E tra l'altro, senza la lingua è molto difficile interagire con gli autoctoni, che già di loro sono abbastanza poco socievoli, molto chiusi. Immaginatevi se non parlate nemmeno islandese, ciao proprio. Affrontiamo ora la questione più spinosa, che è quella della casa. Io vivo a Reykjavik, quindi parlo per Reykjavik, non conosco il resto del paese, la situazione, però a Reykjavik trovare casa è praticamente impossibile. O voi avete tanti soldi e vi accontentate, o scordatevelo, perché anche una camera singola con altre persone a casa non vi costa meno di 650 euro, e se la trovate a meno di 650 euro
o è veramente un caso eccezionale, o c'è qualcosa che non va, o non è a Reykjavik, è tipo a 40 minuti di autobus, e anche lì comunque costano tanto. Ci sono tantissime case che vengono affittate, e più che altro stanze senza bagno, senza cucina, quindi state attenti, perché alle volte veramente vi vogliono vendere la stanza da letto e poi vi dicono no vabbè, ma per lavarti vai in piscina. Sì, certo, io ogni giorno vado in piscina a farmi la doccia, va bene. Il problema dei prezzi è venuto fuori con l'Airbnb, perché tutti oramai affittano le case in quel modo, di conseguenza i pochi edifici rimasti hanno i prezzi alle stelle, e quindi o così o niente. Per quanto riguarda cercare la casa, vi consiglio i vari gruppi Lega su Facebook con i vari codici postali 101, 107, 105 e così via. 101 è il codice postale di Reykjavik centro, ma sappiate che più vi avvicinate a 101 più i prezzi salgono alle stelle. Ho visto anche camere a 2000 euro, camere con altra gente, camere a 2000 euro. Un'altra cosa, mettetevi in contatto prima con chi vi deve affittare la casa, ma non pagate mai in anticipo senza averla vista. Uno, perché spesso e volentieri vengono messi annunci di case che non esistono, spesso e volentieri vengono messi annunci di fregature. Purtroppo anche lì ora stanno cominciando a fregare la gente, a rubare i soldi, quindi non pagate niente. Venite in Islanda, guardate la casa, se vi piace, se è tutto a posto, allora pagate. A questo punto direi che siete praticamente pronti per preparare le valigie, anche se qualcosina ancora da fare c'è, però ne parleremo nel prossimo episodio. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, come al solito mettete un mi piace, lasciatemi un commento, non lasciatemi i soliti commenti come faccio a trasferirmi perché ve lo sto spiegando, abbiate pazienza. E per non perdervi nessun aggiornamento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi siamo!